spesso si canta magari in simile inglese o anche in simile italiano, si cantano già delle cose in italiano e quelle parole lì sono molto preziose perché escono veramente dall'inconscio. Quando capita che scrivi delle cose improvvisi in italiano ed escono delle cose convincenti, quelle secondo me sono le vere gemme. Ciao a tutti, channel 808, siamo qui con Ibisco. Ciao ragazzi. Ecco, ti chiedo subito com'è andata sta serata. No, figo, una bella cornice, una bella energia. Noi sentiamo sempre molto il live, lo viviamo a prescindere da chi c'è davanti, da che situazione c'è, però stasera ha influenzato, cioè è una location veramente speciale. E quindi figo, sono ancora un po'. Ho la voce ancora calda dal live, che sembra che non abbia voce. La verità è che la laringe si alza e quindi adesso con calma scende. E finché non scendo questa voce qui. Vai tranquillo. Hai spinto, cazzo. Senti, ma come. Perché comunque sul palco t'ho visto. Ed è cazzo, sei forte. Cioè, sai proprio come starci sul palco. Grazie. È qualcosa che ti viene proprio naturale oppure hai dovuto un po' anche te prenderci un po' la mano, capire un po'? Bisogna prenderci un po' la mano, ma io penso di non essermi ancora abituato a fare una cosa in modo sincero, perché è quello che in fondo ti fa vivere il palco senza inibizione, cioè il fatto comunque di fare una cosa che ti rappresenta pieno. E mi rendo conto che insomma il lavoro che si fa nella scrittura, quando provi a essere comunque sincero, a non fingere di essere qualcos'altro, poi live te lo ritrovi in naturalezza, ecco. Mm-hmm. Questa è una cosa che poi alla fine insomma ripaga dal punto di vista del live e dello stare sul palco, magari paga meno da un punto di vista discografico, non fingere, non fare sì. Le cose per piacere agli altri, però questo penso sia. Invece per parlare proprio di quello che fai e quello che farai, se ci puoi un po' raccontare come è iniziato tutto, come vedi che sta procedendo la tua carriera musicale. Tutto nasce per curiosità, cioè la scintilla è stata quella, nel senso che io ascoltavo tanta musica italiana, anche sono tuttora un appassionato di musica, e a un certo punto ho detto: ma che strana questa cosa delle canzoni, cioè come si fa a scrivere una canzone? E ho iniziato un po' a cimentarmi, con risultati chiaramente all'inizio molto peggiori di adesso, diciamola così. E poi piano piano, appunto, attraverso la musica, io penso di aver trovato chi sono, cioè da un punto di vista poetico, estetico. E riesco a dire le cose che altrimenti non riuscirei a dire, quindi questo è stato poi quello che mi ha spinto a continuare e tuttora ad andare avanti. Sono ancora all'inizio, no, da un punto di vista di percorso, di carriera, di pubblico, per quanto comunque abbia pubblicato 2 dischi, cioè che non è scontato oggi, ed è una continua ricerca di chi si è veramente. Quindi è questo che io faccio attraverso la musica e spero di continuare a vivermela in questo modo qui, ecco. Ma Meduse è la tua hit? Boh, un pezzo piano e voce con 2 accordi, un anti-hit. però la fai, il pubblico impazzisce, quindi vuol dire che c'è qualcosa che trasmetti con più forse ascolti, o che è uscito anche per primo. C'è stato il primo pezzo a uscire ed era giugno 2020, pieno Covid probabilmente. Mm-hmm. Col disco pronto ci siamo detti: non ha senso far uscire il disco, usciamo con dei singoli. E il primo fu Meduse, e ci fu, sì, fu un pezzo che effettivamente ebbe tuttora una buona risposta, quindi evidentemente è, pur essendo un anti-hit, il mio pezzo più conosciuto, ecco. Sì, quello sì. E anche live ogni tanto mi fa strano, ma qualcuno la canta. sì. Ma nel realizzarla, il processo creativo dietro a Meduse qual è stato? Cioè, ma allora, il primo disco, quello che appunto contiene Meduse, ho usato molto GarageBand per l'iPhone, perché lo scrivevo a lavoro, ancora adesso scrivo a lavoro,
e ho GarageBand sull'iPhone, e il pezzo all'inizio era più arrangiato, c'era più batterie, mi ricordo che partì da una frase, dall'incipit, e poi in studio poi togliamo tutto e lasciamo praticamente il pezzo piano elettrico e voce. Quindi si è sviluppato tutto da una cellula che poi nacque dentro GarageBand per l'iPhone, che è un softwareino molto carino con cui ho scritto molti provini del primo disco. Se produci Dio perdona, se consumi ti consuma, meglio amarsi è perversione. Ti volevo chiedere se quando hai iniziato c'è qualcuno che ti ha fatto un commento, detto qualcosa che ti ha fatto capire che cazzo sono capace e posso provarci veramente su questa strada. Allora, mi ricordo che avevo il disco praticamente finito, iniziavo magari a farlo ascoltare ad amici e addetti ai lavori, sempre molto low profile, cioè te lo faccio sentire, mi pongo in un modo che casomai ti fa pensare ma che cazzo vuole questo, il solito no, cantautore. Poi però quando lo ascoltavo ne vedevo che c'era effettivamente, si ricredevano un po' in un certo senso, ho capito che c'era qualcosa che effettivamente bucava, ecco, in qualche modo. Mi riferisco sia ad amici, colleghi musicisti, anche discografici major, che io non me l'aspettavo proprio, dicevo ma come, cioè, ho fatto questo disco senza assolutamente minimamente pensare a voglio andare in radio, voglio fare i big numbers su Spotify, però faceva presa. Allora ho detto questa è la strada giusta. E chiaramente sono intuizioni che all'inizio non sai decifrare, e l'esercizio è poi dopo capire perché delle cose hanno bucato e altre no. Ed è quella cosa lì, non si capisce mai, è una continua scoperta che tuttora, insomma, metto in atto. Cioè per me ogni volta che faccio una canzone o un disco è come iniziare da zero. Che da un lato è terribile, da un lato invece è una sfida e che credo tiri fuori poi qualcosa che agisce in profondità. Figo. Come invece ispirazione in generale, c'è qualcosa di particolare? Cioè tipo Bologna, provincia? Cioè... Sì, Bologna, Emilia, Lucio Dalla, i CCCP, per parlare, anche comunque Bersani, Cremonini, insomma sono artisti che stimo. Come reference musicali invece cerco di guardarmi un po' più fuori, nei limiti del possibile, contemporanei, MGMT, Arcade Fire, M83, e del passato anche insomma Joy Division, Cure, Depeche Mode, quell'universo un po' new wave, dark, post-punk, che è difficile comunque, cioè che non si è sentito tanto in italiano, ecco, credo proprio di fare anche quella cosa lì, insomma. Sono queste un po' le coordinate, per non parlare poi dei Baustel, After Hours, tutta la scena verdena, sì. Italiana alternative, questa triangolazione qui credo. E invece c'è un disco nuovo in arrivo, stai lavorando, sicuramente c'è nuova musica in arrivo, possiamo dirlo? Sono dei provini che devo un po' lavorare, un disco, ho un doppio terzo disco in mente. Devo mettermi lì e fare questa follia, perché per i tempi, insomma, è difficile oggi che uno si metta lì e faccia un doppio disco. Però, infatti, cioè, comunque quell'era dello streaming è tutto molto corto, molto breve, dire faccio un doppio disco. Comunque, no, infatti, però è una bella scommessa. Sì, è una scommessa. C'ho i provini, ho delle idee, devo svilupparle, sono ancora proprio all'inizio. Però sì, non ci si ferma mai in un certo senso. Oggi è quasi difficile fermarsi perché si avverte un po' il peso, come dicevi tu, dei ritmi di vita che sono sempre più veloci. Quindi certo. Le cose durano meno, ci si dimentica prima, per quanto ci si sforzi di fare cose che abbiano una persistenza. E quindi mi metterò subito, a finito queste date, insomma, a lavorare al disco nuovo. Ma quando parti a fare una traccia, solitamente, tu parti dal testo oppure ti metti lì a suonare, tiri giù degli accordi, delle note e poi dopo fai da quelle note ricavi un testo? Allora, per quanto creda fermamente che il testo sia fondamentale e ci punto tanto sull'aspetto lirico e poetico, la musica in quanto tale anzitutto vince
o comunque conquista quando ha una componente plastica, musicale forte. Ok. Quindi no, in realtà nasce tutto da idee musicali dentro cui poi provo di incapsulare un testo che sia espressione del, così, del mio vissuto, della mia poetica. Però ecco, l'obiettivo è sempre conservare la musicalità. Ok. Cioè, se una frase mi suona bene in simile inglese, magari spesso si scrive in simile inglese, insomma, sbiascicando delle parole in inglese, e si prova poi di adattare, perlomeno nel mio caso, un testo in italiano che suoni come uguale quella cosa che si è trovato in simile inglese o comunque anche in una lingua che non esiste. Ci sono anche invece artisti che partono dal testo, io non faccio così, ecco. Certo. Cioè, quindi tu proprio parti facendo quasi, cioè, tipo facendoti una melodia in un simile inglese, sì, e poi sì, dopo fai... simile inglese o anche simile italiano, perché magari a volte parti, sei al piano, sei al computer, sei alla chitarra, sono tanti i metodi per stimolarsi, trovi magari un giro d'accordi, ma poi, insomma, non sono neanche tanto esperto, però insomma, trovi un habitat in cui puoi iniziare a cantare, e spesso si canta magari in simile inglese o anche in simile italiano, si cantano già delle cose in italiano e quelle parole lì sono molto preziose, perché escono veramente dall'inconscio. Quando capita che scrivi delle cose improvvisi in italiano ed escono delle cose convincenti, quelle secondo me sono le vere gemme che poi si cerca di, intorno alle quali si cerca di costruire un brano intero. Fighissimo. E senti, se dovessi fare un resoconto di quello che hai fatto fino adesso, della tua carriera fino adesso, sei soddisfatto? Sono soddisfatto, sono ancora nella fase, mi sento ancora nella fase della semina, cioè sto ancora seminando un percorso in cui cerco, il mio primo obiettivo è essere credibile, essere appunto, come dicevo prima, sincero. Forse quello che succederà da oggi in poi è anche un po' cercare di divertirsi, no? Godere un po'... non dello stereotipo di se stesso, però quando fai due dischi, tre dischi, inizia già a intravedersi una tua personalità, una tua poetica che non è più vergine, cioè, sì, rispetto alla quale puoi anche giocare di esercizio, cioè puoi indagare quell'aspetto lì, cioè invece che imitare gli altri, iniziare a imitare te stesso nel modo chiaramente più nobile del termine, perché imitare non è mai una cosa, è per intenderci. E insomma, forse è quella la cosa con cui poi uno si afferma, cioè portando alla massima espressione la propria cifra, poi in grande o in piccolo questo lo decide il pubblico, però ecco, non c'è solo il pubblico, insomma, ci sono delle persone che si appassionano di musica e capiscono quando c'è una personalità, un'identità forte, e io voglio continuare a lavorare su quella cosa lì. Chiarissimo. Ma in realtà no, noi siamo anche arrivati. Sì, sì, tranquillo. Iniziato il live. Se hai tipo, hai qualche aneddoto divertente da raccontare, tipo durante un live, qualcosa che è successo di in studio. Oggi si è scassato il computer, perché questa cosa non è mai successo, ma perché eravamo prima in camerino e avevo il computer lì. Ok. Di solito lo lascio sul palco perché è più fresco. Però siccome c'era il sole che batteva, ho detto vabbè, prendo il computer con me. Eravamo in camerino e il batterista Antonio mi ha detto dai, velocizziamo questo pezzo di due punti. Io ho detto vabbè, c'è la tempo track, sì, flex audio, quindi c'è il computer che soffre tantissimo. L'ho alzata di due punti dicendo vabbè, è fatta, non succede niente. Proprio su quella traccia lì, live, il computer è morto. Con tutti i MIDI, cioè se si spegne il computer, addio, tre quarti del suono non esiste più. È la prima volta che ci capita, però dai, serva da esperienza. L'avete superato abbastanza, sì, bene, però sì, dai. È anche una cosa simpatica, dai, che umanizza un po' il computer. Il computer di solito non sbaglia, esatto, quindi comunque lo fa, sì, sentire uno di noi, esatto. Bene. Allora, grazie ancora. Grazie a voi, ragazzi. Complimenti per il concerto. E forza Emilia Romagna, forza Monteveglio. Forza il cuore. Forza Carpi. Campo Galliano. Let's go. Bella. Bella. Ciao, ragazzi. Grazie.